Buonasera da Infostudio. Da oggi la Calabria ha un nuovo commissario alla sanità, ovvero al piano di rientro della sanità. Si tratta, ovviamente, lo sappiamo, del generale in pensione dei carabinieri Saverio Cotticelli. Era stato nominato un mese e un giorno fa, il 7 dicembre, dal Consiglio dei Ministri. Da oggi, però, è entrato nella pienezza dei poteri, si è insediato, è arrivato a Catanzaro, alla cittadella regionale, presso la sede della regione, insieme al suo vice, il subcommissario Thomas Schell. E vi ricordo che hanno avuto Schell e Cotticelli il mandato dal Consiglio dei Ministri di realizzare più di 20 interventi per appunto attuare il piano di rientro. Tra quelli prioritari ci sono l'adozione di ogni necessaria iniziativa per ricondurre il livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di standard di riferimento, ed il completamento e l'attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete di emergenza ed urgenza. Parlando con i giornalisti poco prima di entrare alla cittadella regionale, Cotticelli ha più volte sottolineato il concetto di legalità, ma anche quello, fra l'altro, di collaborazione. Presto, lo ha detto il delegato alla sanità della presidenza della regione, Franco Pacenza, ci sarà l'atteso incontro col presidente Oliverio, il che significa naturalmente che Cotticelli dovrà recarsi a San Giovanni in Fiore. Tutti comunque hanno ribadito, erano presenti oggi alla regione, oltre a Cotticelli, Schell e Pacenza, anche il dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute, Antonio Belcastro, ed il capo di gabinetto della Regione Gaetano Pignanelli. Dicevo, tutti hanno ribadito la volontà di lavorare insieme sui punti 22 sanciti dalla delibera ministeriale. Queste le parole di Cotticelli, per la verità abbastanza ermetico, e del resto molto di più non poteva dire. Molte volte ha preferito glissare, non commentare su alcune delle domande, diciamo così, più scivolose. Una sfida difficilissima. Le Ne sono consapevole. ha avuto modo di un po' di leggere le carte? Non ancora, lo farò da oggi in poi. Sono già stato a Dottograteri. Si parla di 24 punti, alcuni ce li può dire? Adesso, Alcuni, alcuni. vabbè, ridare i 22 punti racchiude una sola cosa: ridare i diritti ai calabresi, diritto alla salute. E quale potrebbe essere uno per dare un po', per farne un esempio? La gestione economica e legale degli istituti, dei nosocomi, delle cliniche, dei laboratori, tutto ciò che attiene alla sanità deve essere fatto alla luce della legge. Ha detto che ha già incontrato il dottore Gratteri, è significativo che abbia voluto come primo incontro quello col procuratore. Assolutamente. Chi ha Da vecchio carabiniere ho sempre avuto un interlocutore solo, la legge e la magistratura. In questi anni lacrime e sangue per i calabresi, però i diritti qui sono quelli dei cittadini di serie, non solo dico di serie B, ma anche di serie C e anche peggio. Io sono figlio del popolo, al popolo bisogna dare la salute e la dignità. Se non c'è salute, il diritto alla cura, non c'è dignità. E qui per questo lei, Io sono qui per per restituire il questo. diritto alla salute ai calabresi. Assolutamente Pensa che sì. siano stati commessi degli errori, in tutta sincerità. Non mi posso esprimere, mancherei di tatto Gli ultimi e decreti di sarei spesa sono correttezza. confermati. Non lo so, li devo vedere. Ha parlato di illegalità, quindi immagino che si sia fatto un'idea della sanità in Calabria, in cui l'illegalità probabilmente è un fattore Non lo fondamentale. so, ma spesso dove c'è inefficienza c'è illegalità. Però non lo posso ancora affermare perché non conosco le carte. Non conosce nulla al momento della sanità Ancora calabrese. no. Ma lo farò La presto. sede sarà a Palazzo Alemanni o a Cittadella? È una bella domanda. Noi speriamo di lavorare qui. È stato un rapporto difficile quello del commissario che l'ha preceduto con la regione, speriamo che si volti pagina. Ma io credo di sì, io sono un uomo del dialogo. Lei avrà un incontro con il presidente della regione? Assolutamente sì, perché no? È difficile un inizio di lavoro con un presidente sottoposto a quella misura cautelare. Non mi posso esprimere su questo perché non conosco. Non l'ha sentito? No. È ottimista? Io? Sempre, altrimenti non starei qui. Cercherò di dare tutto me stesso. Io credo che nella legalità i risultati si ottengano. Grazie. Sottolineate sempre legalità. L'ha fatto lei tante volte, quindi insomma, ci verrà facile. Legalità, questa sarà una gestione della legalità.
Il caos sulle autorizzazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico alle autorizzazioni a ricercare idrocarburi nel Mar Ionio. Le polemiche continuano ad infuriare anche oggi, numerose le prese di posizione e le dichiarazioni. Adesso naturalmente è il momento di attendere per verificare se effettivamente i ricorsi delle regioni produrranno effetti, e fra le regioni che opporranno ricorso c'è anche la nostra. Non si placa la polemica sui permessi di ricerca di idrocarburi nel Mar Ionio concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico alla società americana Global Med. Ieri sera la Regione Calabria ha reso noto che proporrà ricorso contro le autorizzazioni perché prevedono l'utilizzo della tecnica dell'ergan in aree limitrofe a piattaforme per l'estrazione di idrocarburi attive da decenni e il cui impatto sull'ambiente circostante è noto solo in parte. Contrasteremo con tutti i mezzi a nostra disposizione queste attività sulle nostre coste e nei nostri mari, ha sostenuto l'assessore all'ambiente Antonella Rizzo, la quale ha anche ricordato che la linea di contrasto alle trivellazioni nello Ionio era stata già espressa nel 2016 con una lettera indirizzata all'allora ministro Galletti, con la quale si chiedeva la sospensione delle autorizzazioni concesse. Un contrasto, sottolinea l'assessore, portato avanti anche nei confronti della propria parte politica, perché la tutela del mare è un valore irrinunciabile. La Regione chiederà a tutti i sindaci dei comuni costieri interessati all'attività di ricerca di idrocarburi con l'utilizzo della tecnica ergan di farsi parte attiva nei ricorsi da proporre al TAR del Lazio per rafforzare l'azione di contrasto alla decisione. Larizzo ha anche fatto presente che non è più tollerabile che non esista una mappatura in grado di stabilire il reale impatto che le trivellazioni hanno sull'ambiente e fa sapere che verrà chiesta l'immediata attivazione dell'iter di elaborazione del piano aree. Se in Calabria la guardia è alta, è in Puglia che la disputa si fa incandescente. Il presidente pugliese Michele Emiliano dice che il Ministero non era obbligato a concedere i permessi e i Verdi hanno annunciato un esposto in procura. Per Emiliano non è vero, come hanno sostenuto i ministri Di Maio e Costa, che dopo il via libera alla valutazione di impatto ambientale l'autorizzazione era inevitabile, un atto dovuto a meno di non compiere un reato. Secondo Emiliano i ministri hanno volutamente omesso di considerare che in sede di autotutela avrebbero potuto disporre il riesame dell'impatto ambientale, finendo col lasciare il cerino in mano alla Regione. Anche per il leader dei Verdi Angelo Bonelli non si è tenuto conto del parere negativo già espresso dalla Regione Puglia. Per Bonelli finora Di Maio non ha prodotto alcun atto che desse un impulso più rigoroso alle ricerche petrolifere. Il WWF ha chiesto al governo una moratoria delle trivellazioni come quella adottata nel 2016 in Francia. Chiediamo di mettere fine a questo gioco perverso che tra l'altro rappresenta un ulteriore pugno nello stomaco per gli oltre 13 milioni di cittadini che si sono chiaramente espressi all'ultimo referendum sulle trivelle, ha dichiarato la presidente di WWF Italia Donatella Bianchi. Per il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, la vicenda è uno dei tanti tradimenti del Movimento 5 Stelle. I comitati contro le trivelle del Centro-Sud hanno annunciato che non parteciperanno al tavolo di confronto col ministro Costa dopo la concessione dei permessi. I deputati 5 Stelle della Commissione Ambiente della Camera, invece, hanno ribadito la posizione espressa da Di Maio e Costa. L'iter per i permessi di ricerca era stato avviato dai governi a guida PD. Il governo giallo-verde non ha mai autorizzato trivellazioni e si sta muovendo per respingere tutte le richieste. Il consigliere regionale lucano Piero La Corazza, che fu tra i principali promotori del referendum sulle trivelle del 2016, guidato proprio dalla Basilicata, ammonisce sul fatto che nel decreto sulle concessioni si fa riferimento alla riperimetrazione delle aree oltre le 12 miglia dalla costa e chiede che si blocchi la durata illimitata delle concessioni alle compagnie petrolifere. Altrimenti, dice, si corre il rischio che quelle piattaforme non vengano più smontate, come è emerso nella puntata di Presa Diretta su Rai 3. Anche oggi è proseguito il botta e risposta per la verità, è un tutti contro il Movimento 5 Stelle in questo momento, che è un po' sotto assedio, si difende come hanno fatto per esempio i deputati calabresi oggi Sapì ed Ippolito, dicendo che la Regione fa campagna elettorale, Oliverio e l'assessore Rizzo segnatamente. Il WWF Italia per esempio chiede stop alle trivellazioni ma anche ai fondi, stiamo parlando di sussidi per ben 16 miliardi di euro all'anno alle fonti fossili. È una contrapposizione, ripeto, continua. Sentiamo cosa ci ha detto, cosa ha detto a Francesca Traverso Enzo Di Salvatore, che è un costituzionalista, un avvocato, ma è anche un attivista della prima ora dei comitati No Triv, il quale fa notare che sì, è vero,
si sarebbe commesso un reato, come sostiene il ministro Di Maio, come sostiene il ministro Costa, se non si fosse firmata questa autorizzazione. È vero però che il tempo c'era perché il governo, da quando si è insediato, producesse atti che contrastassero quello che poi è accaduto. Si tratta appunto di permessi di ricerca o di prospezione, meglio ancora, che consentono l'utilizzo della tecnica dell'Ergan per vedere appunto se ci sono idrocarburi sotto fondo marino, che tra l'altro sono stati riperimetrati proprio grazie all'azione referendaria, perché, dimentichiamolo, se non ci fosse stato il referendum, noi in realtà questi permessi che riguardano appunto la Calabria e la Puglia, si sarebbero spinti fin dentro le acque territoriali, però questo non è sufficiente perché trovandoci di fronte a 3 permessi di ricerca, il problema è che ora si avvierà questa ricerca che durerà 6 anni almeno, a meno che non poi non ritengano di doverle prorogare, e poi potrà esserci la richiesta del rilascio di una concessione per estrarre, quindi è chiaro che su questi permessi poco si può fare se non un ricorso al TAR, lo può fare sia la Regione sia i comuni interessati, entro 60 giorni della pubblicazione del permesso. Non c'è spazio perché il titolo, cioè i permessi, siano revocati, perché questo è possibile soltanto in un caso, quando si dimostri che ci siano gravi ragioni di carattere ambientale che portino alla revoca dei permessi ormai rilasciati, oppure se il permissionario, in questo caso la società petrolifera che ha ottenuto il permesso, dovesse essere inadempiente rispetto agli obblighi del permesso, però questo, ecco, sono, diciamo, casi limiti che riguardano la violazione del provvedimento, ma non c'è uno spazio per la politica ora per agire se non attraverso un ricorso. Quindi lei dice quel che si poteva fare si sarebbe dovuto fare prima di questa fatidica firma? Tutta la polemica in qualche modo che si è innescata riguarderebbe il fatto che sia o non sia stato questo governo a rilasciare questi titoli, ma è evidente che questo è accaduto sotto questo governo, perché parliamo appunto dell'ultimo bollettino ufficiale degli idrocarburi. Certo è che questi procedimenti che hanno portato poi al rilascio di questi titoli si sono avviati sotto i governi precedenti, questo è vero, ma si sono conclusi sotto questo governo. Cos'è che poteva o non poteva fare il governo in carica? Il procedimento è istruito da un dirigente e i titoli sono rilasciati, cioè firmati dal dirigente competente. Però la politica su questo può fare molto, perché in 6 mesi avrebbe potuto adottare un provvedimento legislativo per bloccare i procedimenti che ancora non si erano conclusi e quindi erano in corso. Questo non è stato fatto in alcun modo, vedremo per il futuro cosa accadrà per gli altri procedimenti che ancora sono in corso. Con una produzione che è praticamente dimezzata e l'olio extravergine d'oliva a subire i contraccolpi più evidenti dei cambiamenti climatici, compromessi 25 milioni di ulivi, di piante ed il raccolto che quest'anno è vicino ai minimi storici. Una situazione drammatica che ha indotto Coldiretti a presentare il piano salva olio e a manifestare quest'oggi a Roma. Torneremo a occuparcene anche domani nel corso del telegiornale, perché naturalmente questa è una battaglia che investe anche e soprattutto i produttori olivicoli della nostra regione. Sentiamo cosa hanno dichiarato i rappresentanti e i delegati delle associazioni di categoria. Stiamo chiedendo che ci sia una maggiore attenzione al settore olivicolo nazionale, oltre che poi a livello regionale, le singole regioni importanti nella produzione, perché questo settore possa avere un effettivo rilancio e possa veramente essere aiutato, perché le problematiche sono tantissime. Problemi derivanti dall'invasione della xylella che sta aumentando sempre di più, problemi contingenti derivanti dalla gestione delle nostre aziende che non reggono la concorrenza delle aziende spagnole e tunisine. Perché ci sono molti prodotti dichiarati italiani dai grossi marchi che comunque non sono italiani. E sta cosa ci penalizza, in quanto abbiamo dei costi di produzione dell'olio
molto alti, e per chiedere che vengano presi dei provvedimenti seri per quanto riguarda l'Xella, che in Salento, come tutti sappiamo, nazionali fanno finta di oltretutto per la contraffazione, la contraffazione dell'olio italiano, ha acquistato olio magrebino, olio spagnolo, e viene spacciato per olio italiano. L'olivicoltura è salute, è tutela del territorio, perché dove ci sono gli olivi il dissesto idrogeologico ad esempio viene contenuto enormemente, e soprattutto anche il mantenimento dell'identità. Noi abbiamo un patrimonio in Italia che è assolutamente ineguagliato, di circa 600 diverse varietà di olivo. Chiediamo perciò un intervento subito da parte del Ministero dell'Agricoltura per poter dare la possibilità agli agricoltori di continuare la loro attività, che dà lavoro alle regioni in particolare del sud Italia, prospettive di reddito, dove ci sono tantissimi giovani che hanno iniziato anche questa attività e hanno bisogno anche un supporto da parte delle istituzioni. Abbiamo fiducia nel fatto che è un settore molto importante, così importante che a mio avviso verrà aiutato e verrà sistemato a dovere. Ma in maniera particolare è proprio questo, cioè quello di dare una visione di prospettiva a questo comparto olivicolo, che è il comparto, come dire, per eccellenza dell'agricoltura italiana. Alla Lamezia Terme la polizia ha arrestato tre uomini, sono tutti e tre di Reggio Calabria, uno di essi però risiede proprio alla Lamezia, ritenuti responsabili di furti e tentati furti di auto. Uno è Luigi Bevilacqua, lo vedete, 51 anni, è lui che risiede alla Lamezia, poi Domenico Claudiano Pellegrino di 29 anni e Patrizio Morello, anch'egli 29enne, che è già detenuto per altra causa. L'indagine ha avuto origine da una rapina compiuta alla Lamezia nel 2018 ai danni di una donna di 80 anni che venne scippata da due giovani a bordo di un'auto. Poi, da quanto è emerso dalle indagini, si scoprì che l'auto era utilizzata da persone, diverse persone, fra le quali c'erano proprio gli indagati. Ed è così che è stata accertata una serie di furti e di tentati furti che gli indagati, secondo l'accusa, compivano di auto per poi smontarne i pezzi e rivenderli. Un ventenne marocchino è stato arrestato a Reggio Calabria dopo essere salito su un autobus con una pistola che si è rivelata essere a salve ed avere minacciato un cittadino indiano. Sono stati gli autisti dell'ATAM che hanno chiamato appunto la polizia segnalando la presenza di un uomo a bordo con questa pistola. I passeggeri impauriti sono scesi dal mezzo, gli agenti hanno disarmato l'uomo che aveva puntato la pistola contro di loro, poi si è scoperto aveva anche alcune munizioni a salve in tasca, che una piccola quantità di cocaina. È stato arrestato per resistenza e denunciato per minaccia a mano armata e interruzione di pubblico servizio. E in arrivo una nuova ondata di gelo che, anche se non estrema come quella di pochi giorni fa, del 3 e del 4 gennaio, porterà nuovamente una parte dell'Italia sotto zero. Gli effetti già a partire da domani, una nuova irruzione di aria artica di origine scandinava che raggiungerà le regioni centrali adriatiche. Picco del freddo previsto tra giovedì, dopodomani e venerdì. Possibili sulla Calabria nevicate a quote collinari. E fra l'altro c'è un'allerta meteo del Dipartimento della Protezione Civile per venti forti che dovrebbero interessare anche la nostra regione. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo il nostro sito News Digital 24, in questo momento in primo piano la protesta di Coldiretti a Roma, ma anche l'incontro tra il neo commissario alla sanità Cotticelli, il suo vice Shell, con i vertici della regione. Presto, l'abbiamo detto, incontro anche col presidente Oliverio. È davvero tutto, buona serata.